Ciao a tutti, oggi andremo a fare delle cupole di pomodoro ripiene con una caponata di verdure molto particolare, dove andremo a mettere anche del pecorino e adagiate su una crema di zucchina. Ingredienti, come vedete qua abbiamo le zucchine, peperoni, melanzane, della cipolla, del timo, delle olive taggiasche, i nostri pomodori e pecorino. Sale, pepe e olio. Andiamo a fare la nostra dadolare di verdure. Cerchiamo di tagliarle piccolissime, facciamo dei cubetti piccoli da poter poi inserire nei nostri pomodori. Adesso andiamo a fare i nostri peperoni, sia gialli che rossi. Tagliamo prima striscioline così e poi pezzetti piccoli in questo modo. Andiamo a togliere dalla melanzana un po' di buccia, essendo un po' più amara, quindi ne togliamo un po'. E mentre le nostre verdure sono state già tagliate, andremo a peparle. Faccio un po' di sale, dell'olio extravergine, e gli mettiamo un po' di timo. Andiamo ad amalgamare tutto. Che si insaporiscono bene. Adesso andiamo a cuocere in forno 180 gradi 8 minuti. Nel frattempo andiamo a preparare i nostri pomodori, cioè andiamo a dargli una piccola sbollentata di appena un minuto che poi andremo a pelare. Pronti i nostri pomodori, adesso andiamo a pelarli. Mettiamo via la buccia delicatamente, andiamo a tagliare il fondo del pomodoro in questo modo e con un cucchiaino andiamo a svuotarlo, però non buttiamo via niente, ci servirà dopo questo. Bene, passati gli 8 minuti andiamo a tenere fuori le nostre verdure che si presentano in questo modo, belle tostate. Non si sono spappolate, sono belle croccanti. Adesso andiamo a preparare la nostra caponata. Mettiamo un po' di olio in una padella. Ho tritato un po' di cipolla, anche essa con per sé, piccola. E la facciamo soffriggere. Bene, mi sono tagliato una zucchina a cubetti. Ci ho messo un po' di olio. Mettiamoci un po' di sale. E andiamo a cucinarla, a soffriggere, a preparare la crema di zucchine. Mettiamo un po' d'acqua e le facciamo cuocere per circa 7-8 minuti, tempo che si appassiscono, e poi andiamo a frullarle. Bene, la cipolla è pronta, andiamo a versare le nostre verdure precedentemente cotte in forno e andiamo a saltare. E insaporire. Aggiungiamo le olive taggiasche, anche esse tagliate a pezzetti. E il cuore del pomodoro l'ho tagliato a cubettini, cercando di tenere via quasi tutti i semini. Aggiustiamo col sale, con un po' di pepe. 2 minuti sopra. Ok, preso un po' del nostro impasto che abbiamo preparato prima, delle nostre verdure, andiamo a grattugiare un po' di pecorino dentro. Mettiamo così. E
tra un po' andiamo a preparare i nostri pomodori ripieni. Questi sono i nostri pomodori che abbiamo svuotato prima. Abbiamo una piccola grattugiata di sale, un po' di pepe e andiamo a riempirli. Questo modo qua. Prendiamo sempre all'interno così. Beh, questo è l'ultimo pomodoro. Una volta pronti andiamo a girare i nostri pomodori in questo modo. Quindi un po' di sale, filo d'olio e li inforniamo 4 minuti, 4-5 minuti a 180 gradi. Le zucchine sono pronte e andiamo a mettere nel bicchiere da frullare. Pronti i nostri pomodori, andiamo a preparare il piatto. Facciamo una base con la crema di zucchine, voilà. Ci vediamo con una paletta, prendiamo il nostro pomodoro, una foglia di alloro, un filo d'olio, una leggera grattugiata di pecorino, e un po' di pepe. Benissimo. E il nostro piatto di oggi è pronto. Buona degustazione a tutti.